a che punto è la trattativa, specialmente oggi in un momento così importante in cui ci sono le elezioni nella regione Sardegna? Diciamo che la trattativa oggi è condizionata dalla valutazione che deve fare il tavolo tecnico per quanto riguarda l'indicizzazione del prezzo del formaggio, che poi automaticamente, in base a quello che sarà il prezzo del formaggio, viene riconosciuto percentualmente sul prezzo pagato alla stalla. Superato questo scoglio, io penso che ci sono tutte le condizioni per arrivare alla chiusura della trattativa con la parte industriale. È la prima volta che le istituzioni, sia regionali che nazionali, mettono così tante risorse su un comparto, quindi ci auguriamo che tutto possa far pensare di arrivare alla soluzione del problema. Partiva da base 1 euro, poi si è sceso sui 70 centesimi, però c'è una crescita graduale. Puoi spiegare bene la procedura? La richiesta di un euro era quella della parte agricola, partiamo però dai 60 centesimi che attualmente ancora oggi vengono pagati all'azienda agricola, quindi l'unico meccanismo per arrivare a riconoscere il famoso euro è indicizzare il prezzo, aumentando quello che è il prezzo minimo di partenza, non inferiore a quelli che sono i costi di produzione, e poi gradualmente arrivando al riconoscimento del giusto prezzo. Oggi è qui per denunciare anche i problemi legati alla malavita e all'alimentazione. In questo senso, quali sono le risorse e le soluzioni che mette Coldiretti? Le risorse che mette Coldiretti sono la gente, l'interesse dei consumatori, dei cittadini, l'evidenza dell'etichettatura che deve essere fatta in modo diverso rispetto al passato, deve essere evidente e immediatamente percettibile per il consumatore. Salutiamo sicuramente positivamente, come una grande vittoria per Coldiretti, l'estensione dell'obbligo dell'origine su tutti i prodotti agroalimentari approvata nel decreto semplificazione. Oggi abbiamo bisogno però dei decreti attuativi. Più veloci saremo nell'attuare i decreti attuativi, più saremo in grado di spiegare anche all'Europa nel 2020, nell'aprile del 2020, quando e come dovrà essere fatta l'etichettatura a livello europeo. Oggi arriverà anche il vice premier Di Maio, avete già contatti con il MISE in questo senso? Sì, stiamo lavorando fianco a fianco proprio con il MISE, perché il MISE è il ministero competente per quanto riguarda anche l'estensione di tutti i decreti attuativi, e quindi l'importanza di avere con noi oggi Di Maio è centrale proprio per dare attuazione in tempi brevissimi agli stessi decreti attuativi.